Ma noi dal punto di vista fisico stiamo bene, quindi abbiamo continuato a mantenere i ritmi. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo perché loro hanno vinto tutti i duelli individuali. Non so se il vento ha alterato alcuni equilibri in campo, perché insomma il vento non sembrava dalle immagini, ma ce n'era. Abbiamo perso tutti i livelli individuali, non siamo stati bravissimi davanti. Nei tre davanti nel collegare il gioco spesso ci hanno impattato, poi abbiamo preso un gol evitabile, ma nel secondo tempo siamo cresciuti tantissimo anche attraverso i cambi. Insomma, abbiamo migliorato un po' il rendimento di quelli davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine. Nel secondo tempo l'Olbia ha cercato di speculare, di perdere tempo, di condurre in porto il risultato. Noi abbiamo sempre cercato di giocare, voglio dire, nell'economia complessiva della gara. La partita che abbiamo vinto alla fine, non è che l'abbiamo rubata, ci abbiamo creduto fino alla fine, insomma, ci siamo presi anche dei rischi calcolati, giocando anche con tanti giocatori davanti, anche, non soltanto come ruolo ma anche come posizione. È entrato Mimusciai, che è stato molto importante perché in quel momento ci serviva avere un appoggio a destra per agevolare l'inserimento di Pontisso, l'inserimento di Zappella, e questo è quello che abbiamo fatto. Mister, hanno segnato due giocatori che erano in panchina, che sono entrati nel finale, insomma questo è anche un segnale, chi entra, anche se si trattava soprattutto di Ferrari ma anche di Frascatore, ha voluto far bene anche in questo finale di partita. E poi le chiedo, a noi è sembrato di vedere dalla tribuna un gesto di Frascatore un po' verso la panchina, non è che ce l'avesse con lei. No, questo non lo so, non credo. Frascatore è un ragazzo straordinario, un giocatore ottimo, è ottimo professionista, questo non lo so, non credo, ma se magari fosse così, ben vengono queste cose, vuol dire che c'è anima, quando c'è anima non c'è piattezza, quindi dico se magari fosse così, ma mi rifiuto di pensare che fosse quello. Ferrari è un giocatore che lo sapete, adesso giocheremo 3 partite in 7 giorni. Lui spesso ha alcune problematiche così, piccole fisiche, dopo le gare finisce, ho preferito fargli fare meno tempo, meno minuti oggi per averlo martedì in casa. Possiamo dire, Auteri, che oggi Pescara si è ripreso un po' di quello che aveva perso immeritatamente in tanti finali di partita. Non lo so, il calcio ti toglie e ti dà, ma alla fine complessivamente nell'arco di un campionato si raccolgono meriti. Io non, a me non piace lamentarmi, però proprio l'altro giorno guardavo le ultime, soltanto quelle con Entella e Cesena, partite in cui noi, vabbè, per quello che abbiamo seminato in campo, una avremmo dovuto non perdere, l'altra avremmo dovuto vincere, saremmo stati terzi. Quindi alla fine tutto si riequilibra, è importante non avere atteggiamenti da vittima o negativi perché servono a poco. Le chiedo di commentare due episodi se possibile, quello che è successo al 45esimo del primo tempo, quel fallo di Ciocci su Rauti che avrebbe concluso praticamente a porta vuota, doveva esserci probabilmente il cartellino rosso, e poi nel finale quell'azione in area di rigore, l'arbitro ha prima indicato il dischetto e poi invece ha dato la posizione all'Olbia. Secondo me l'arbitro ha deciso correttamente in tutti e due i casi. Nella prima era molto vicino, quindi si è ritenuto che il fallo non fosse in aria. Lui era molto vicino, poi le linee non è che si vedevano benissimo. Nella seconda è sembrato che avesse indicato rigore, ha indicato un controllo col braccio di Ferrari, ma l'ha fischiato subito, quindi decisioni corrette secondo me. Mister, un giudizio sull'Olbia. Ma è una squadra aggressiva, una squadra che ha un grande potenziale davanti, una squadra che ha solidità e fisicità, una squadra che sta facendo bene. Dove ha sbagliato oggi? No. L'Olbia, a me lo chiedete, io già faccio fatica a capire dove sbagliano i miei, figuratevi. Grazie comunque.